Bene, grazie. Ok, adesso direi che passiamo agli studenti allora. Bene, quindi passiamo agli studenti di Trento. Chi è che parla degli studenti di Trento? Abbiamo Gianluca, studente di giurisprudenza. A te la parola. Ciao a tutti. Avrei delle premesse da fare prima di iniziare a leggere questo discorso che mi è stato prodotto e scritto dal Comitato degli Studenti contro il Green Pass. Innanzitutto volevo dirvi che sì, sono un ragazzo di giurisprudenza e ci sono pochi, però ci sono anche dei ragazzi che hanno la possibilità, facendo giurisprudenza, di criticare. So che non sembra possibile o la gente stenta a crederci, ma ci sono. Come ci sono anche dei ragazzi che fanno medicina e lo stesso hanno la forza di criticare. E direi che queste critiche forse hanno anche un valore maggiore, perché c'è bisogno di più coraggio, secondo me, nel riuscire ad affermare qualcosa quando tutti gli altri ti guardano come se stessi dicendo delle cose assurde, delle bestemmie, e soprattutto però con la solidarietà di tutti si riesce ad andare avanti, perché se una persona viene lasciata da sola non ha la possibilità di andare avanti e tutto il coraggio che può avere dopo un po' scema. Inoltre volevo fare, diciamo, degli inviti a voi tutti a leggere questi due libri, che secondo me sono fondamentali per riuscire a capire, o comunque per avere degli strumenti che ci permettano di non essere intortati o non essere fregati dagli altri. Okay. Questi libri sono Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff, che è fondamentale per capire verso qual è la direzione per cui la società sta andando. E la cosa divertente è che è stata scritta prima del Covid, ma aveva anticipato delle cose prima di molti. E un altro libro invece che mi sento di consigliare, che è stato citato da varie persone, è La banalità del male di Hannah Arendt, che è fondamentale per capire come determinate cose siano accadute in passato e che quindi, come diceva Primo Levi, possono riaccadere. Ma leggendo queste cose e capendole forse si riuscirà ad evitare che possano riaccadere in futuro. I tamponi salivari gratuiti, di didattica a distanza, di misure alternative rispetto ad un codice che non garantisce né immunità né tantomeno la negatività di colui che lo espone. Abbiamo cercato di farci sentire in diversi modi, raccolte di firme, sit-in, volantinaggi, discorsi, manifestazioni. Abbiamo cercato di raggiungere con la nostra voce quante più persone possibili, dagli studenti ai docenti, fino ad arrivare addirittura al nostro magnifico rettore. Il silenzio, solo un servile silenzio. Che sia per divergenza di opinioni, omertà, o anche semplicemente per paura, in pochi... Che sia per divergenza di opinioni, omertà o anche semplicemente per paura, in pochi, se non quasi nessuno, si è dimostrato disposto ad ascoltarci. Il nostro ateneo al momento è uno dei pochi in Italia a non garantire minimamente alcuna forma di didattica a distanza. È a discrezione del docente, ci dicono. Come se garantire una corretta accessibilità allo studio fosse un qualcosa di opinabile a livello personale, come se a concedere il professore diventasse improvvisamente un filantropo dall'incredibile altruismo, quale gesto magnanimo l'equità. Non ci garantite la didattica a distanza, eppure le aule sono riempite al 100%, se non di più. Sono questi i vostri concetti di sicurezza e coerenza? I sindacati studenteschi dicono di lottare per gli studenti, per i nostri diritti, dicono di lottare in nome di quell'inclusività che si sono ripromessi di proteggere e garantire, ma anche lì il nulla più totale.
il più assordante mutismo, il più sdegnoso dei voltafaccia. D'altra parte, perché mai si dovrebbe lottare per i diritti di qualcuno che si disprezza? Anche qui vi chiediamo, sono questi gli ideali di uguaglianza e di inclusività che avete deciso di proteggere? Non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo. Diceva Beatrice Hall, eppure oggi il dissenso all'università, così come in Parlamento ed in televisione, viene tacciato e condannato alla gogna pubblica. Il dubbio diventa la radice dello stigma e della ghettizzazione. Come se non bastasse, per accedere in università hanno creato sentinelle per controllarci a vicenda, sorvegliarci, denunciarci, sentinelle pagate come dei guardiani, i sorveglianti di una finta moralità e di una falsa sicurezza. Bravo. Perché sì, sono stipendiati a ore dal nostro stesso Ateneo come tirocinanti, il loro tirocinio decide sulla nostra vita. Ciò che a noi oggi sembra inconcepibile e che impedisce magari ai nostri genitori di andare al lavoro è diventato invece, paradossalmente, la fonte del loro stipendio. Ironia della sorte, guadagnano nell'impedire agli altri di fare altrettanto. Guadagnano sulla schiena di chi, meno di altri, ha diritto ad entrare nel loro stesso Ateneo. In realtà però ci sono tante altre cose che non capiamo. In primo luogo non capiamo come sia possibile che l'università, da che ormai dovrebbe essere un luogo libero, senza pregiudizi né discriminazioni, sia ritornata invece oggi ad essere un ambiente elitario ed escludente. Perché? Ci è stato detto ormai decine di volte, questo non è uno strumento di tutela sanitaria, ma uno strumento politico, che ha come scopo quello di indirizzare verso una specifica libera scelta, che libera non è se per compierla devo fare a patti con la possibilità di dover perdere tutto nella vita. Adesso quindi spiegateci com'è possibile che dell'università e dell'inclusione possa solo in qualche modo giustificare e legittimare tale ricatto e tale coercizione. Avete privato le persone del lavoro, state privando noi studenti della possibilità di avere un futuro, ci avete privato di tutto, quindi non avete reso solo l'università un servizio elitario, ma adesso pure il diritto di vivere sembra essere diventato un privilegio. I portuali a Trieste hanno scommesso tutti in nome di quell'universalità che dovrebbe essere la base di ogni diritto fondamentale. Sono stati più universali ed inclusivi di coloro che in nome della comunità perpetuano discriminazioni, fomentando stigmi e divisioni. Trieste deve diventare il generatore del dissenso e non solo, come si legge sui giornali, la capitale di esso. Trieste deve generare nelle altre piazze quello che i portuali hanno iniziato. Bisogna riunire le persone in una forza pacifica e di resistenza a quel meccanismo che gradualmente ci sta sempre più spingendo ai confini della società. In questa resistenza che tutti ci accomuna e ci riunisce qui oggi, abbiamo quindi la possibilità di riscoprire quell'universalità e quell'inclusività che ci vogliono far dimenticare. Bravo! Vogliamo quindi concludere lanciando un appello. Il 31 dicembre finisce lo stato di emergenza. E se dal 1 gennaio 2022 si parlerà ancora di Green Pass, limitazioni alla libertà individuale, limitazioni ai diritti in nome di un nuovo stato di emergenza, la vera emergenza sarà lo Stato. Grazie. Bellissimo intervento, grazie. Grazie Gianluca.